Buongiorno amici, ma soprattutto amiche di My Own Workout. Buongiorno, in realtà io sto filmando a tarda serata perché posso filmare soltanto in questa fascia oraria. Guardate chi c'è di nuovo qua, il mitico Di Baldone, perché mi sono annotato un tema poco dibattuto, ma che meriterebbe di essere trattato, approfondito molto di più, e vado a rispondere a una domanda che è questa: qual è il lavoro più duro per un personal trainer, preparatore, istruttore e tutta questa linea di professionisti? Allora, dal mio punto di vista, il lavoro più duro e anche il lavoro più sporco, tra virgolette, è il, tenete di forte, mental training, ovvero insegnare alla gente a scardinare delle convinzioni, delle credenze. Si chiamano anche le credenze limitanti, che sebbene uno cominci, un soggetto cominci con lo starter, l'input di provare a cambiare certe routine, provare a intraprendere un programma di allenamento, molto spesso è la classica enfasi e stimolo del cambiamento dell'inizio dell'anno, transizione da dicembre a gennaio, ma poi quando si capisce nella pratica che la cosa reale delude un po' le aspettative teoriche, è un po' come l'effetto, un po' come il palloncino che si sgonfia, e si sgonfia l'entusiasmo. E la durabilità va a farsi benedire. Allora, il compito di un preparatore, uno sporco lavoro, è quello di far cambiare all'atleta che allena, attuare un cambio di paradigma, quello che Bob Proctor definisce paradigm shift, ovvero lavorare su una deprogrammazione mentale. È come se molte persone avessero, cerco di spiegarvelo nei termini più brevi, più chiari e facili possibile, è come se un soggetto avesse un programma in background che lo facesse comportare in automatismo, come se lo facesse andare con un pilota automatico. Proprio basandomi su questo concetto di scardinare, e con obiettivo quello di scardinare certe credenze, certe convinzioni, sradicare certe credenze limitanti, è il motivo per cui io uso spesso nei miei vlog e nei miei post la tecnica della ripetizione, ripetere, ripetere, ripetere e ancora ripetere certi concetti che poi diventano come un mantra. La ripetizione mentale serve per deprogrammare, riprogrammare, scardinare via alcune credenze limitanti e cominciare a pensare in un modo diverso. Mi è capitato, lo vedo nelle osservazioni che faccio, quando ci sono periodi in cui questa ripetizione viene a mancare da parte mia, ecco che alcuni paradigmi ritornano, alcuni programmi ritornano ad autoinstallarsi e nei soggetti in questione ritornano prepotenti, vecchi
comportamenti che avevamo messo a posto, ma magari avendo calato un attimino l'effetto ripetitività, ecco che si ritorna a vecchie abitudini. Lo si vede spesso in comportamenti come viene chiesto datemi dei resoconti quotidiani di quello che fate, abituatevi a darmi dei resoconti, se non quotidiani, anche, non so, dei feedback ogni 2 giorni, 3 giorni. Sono soggetti a cui questa richiesta la devo fare ancora, la devo ripetere ogni settimana, ricordati di darmi feedback, allora ogni giorno io ricevo una screenshot di quanto è stato fatto. Se per un qualche motivo blocco questa ripetizione, questa richiesta costante, ecco che la nuova abitudine viene a mancare e ritorna la vecchia routine, ovvero quello di sparire per tot giorni o anche mesi per poi ripresentarsi dopo giorni, per fare un punto della situazione cumulativo, che se bisogna andare a riprendere pagine, file di robe fatte. Questo è un esempio. Ma poi c'è proprio da scardinare, ecco, si parla sempre di lavoro, di allenamento, di tabelle, di lavoro che si fa sul fisico, effetto fisiologico, ad un certo stimolo corrisponde una certa risposta di adattamento nell'allenamento, ma tutto parte sempre da un cambiamento mentale, un cambio di paradigma. È più importante comprendere certi principi e metterli in pratica piuttosto che andare a mettersi su un programma random, cioè come degli automi, senza averne capito i principi. Ecco che se viene a mancare la comprensione, ecco che poi viene meno una corretta esecuzione del programma. I programmi devono essere capiti nella loro essenza, nei loro principi, e poi bisogna andare, è giusto fare degli aggiustamenti, scusate il gioco di parole, strada facendo, ma bisogna comprendere i principi che stanno alla base. Questo è un video abbastanza impegnativo come argomento, ma la testa va a riflettersi su tutto il corpo e su tutto quello che poi si andrà a fare in allenamento, e dalla testa dipende la buona o cattiva esecuzione di un programma di lavoro. Tanti non riescono a diventare il proprio punto di origine mentale, e sebbene a voce dicano ho massima fiducia in quello che sto facendo, massima fiducia nel lavoro prescritto, in realtà non è così, e lo si può vedere poi quando si arriva a ridosso di un test o a ridosso di una gara, ecco che vengono posti i dubbi. L'amico mi ha detto questo, mi ha consigliato di fare quello, Pinco Pallino pensa che questo lavoro sia meglio. Ecco che queste sono tutte cose da imparare a
filtrare per diventare il proprio punto di origine mentale, che in inglese significa mental point of origin. Si ascolta tutto, ma si deve decidere quello che di buono va tenuto e cosa escludere. Molti invece consumano per automatismo. Questo lo si può vedere, potete osservarlo guardando molte persone con un telefono in mano. Adesso questo è un mio vecchio telefono. Provate a osservare una persona che sfrutta i social e passa passivamente minuti e minuti a fare scrolling con il dito in questo modo qua, finché qualcosa non cattura l'attenzione e si ferma. Imparare a utilizzare la volontà significa essere attivi anche nell'utilizzo di queste cose qua, di questi strumenti, dei social e di tutto quello che ci gira attorno. Non siate, non fatevi, riempire la testa senza filtro da cose, come guardare uno schermo così. Filtrate e imparate ad utilizzare la testa, ok? Imparate a condizionarvi con un nuovo modo di pensare che parte da voi. E questo video ha molto il sapore di una elucubrazione, ma ho cercato di spiegarvi e di introdurvi il concetto di punto di origine mentale. Non c'è nulla che si può, nulla di esterno può essere ottenuto se prima la cosa, l'input non parte da un'idea mentale. Bisogna cambiare modo di pensare, cambiare il paradigma, e per scardinare grosse convinzioni, grosse credenze, è necessario una massiccia ripetizione, un massiccio lavoro di ripetizione. La ripetizione programma o riprogramma. Per questo alcuni di voi mi hanno chiesto: come mai molti concetti li ripeti e li ripeti e li ripeti sotto forma di varie forme, scritte, audio, video? Proprio per questo motivo, perché vedo soprattutto, avendo a che fare con molti amatori, atleti amatori, ci sono dei grossi e pesanti condizionamenti di base reiterati e di lunga data, cioè convinzioni, sono condizioni radicate da sradicare. E quindi soltanto con la ripetizione e cercando di aiutare la persona, il soggetto, a cambiare il modo di pensare, ok? Cambio di paradigma. Questa è stata una di piccola, che poi neanche tanto perché siamo a 14 minuti di video, una piccola inoculazione e un'anteprima di una grossa branca dell'allenamento sportivo, che è il mental training. Lavorando con le capacità mentali di
visualizzazione di affermazioni ripetitive, come vi ho illustrato in questo video, facendo leva su questi protocolli, come si possa andare a condizionare la performance fisica e le performance atletiche in una maniera, in un modo che voi non ve ne fate nemmeno un'idea, e se ne parla veramente pochissimo di questi aspetti, pochissimo. E concludo portandovi all'attenzione un esempio recente dal campo. E quante volte mi avete sentito ripetere che la maggior parte o buona parte delle gare è bene ed è buona abitudine interpretarla con l'arte del negative split, ovvero già in allenamento e come strategia di gara, dalla brutta da portare in bella, condizionarsi e autodisciplinarsi, partendo dalla testa, di fare una prima parte di gara o di allenamento in simulazione ad un ritmo controllato, per poi andare in progressione o in accelerazione, come scrivo in molti miei programmi, nella fase di gara che conta. Nonostante, quante volte mi avete sentito martellare su questo aspetto, nonostante io martelli costantemente su questo aspetto a ripetizione per programmarvi, ecco qua la tecnica della programmazione per ripetizione, ancora una volta diversi di voi toppano in gara perché tornano i vecchi paradigmi, perché in gara si cerca, si va all out subito dai primi metri, seguendo il ritmo di altri atleti, e si va a compromettere la performance e quindi la propria gara. Quindi ho risposto essenzialmente facendo un quadro generale con qualche pillola molto semplificata di mental training e di paradigm shift, per menzionare Bob Proctor. Se volete andatelo a cercare poi su Google, chi è Bob Proctor e paradigm shift. Ho messo molta carne al fuoco e ho fatto un po' di mix su quello che può essere il mental training applicato allo sport. Ma come diceva il grande Bruce Lee, tutto dipende dallo stato mentale. Ho citato un grande, una leggenda, Bruce Lee. Concludo il video citando Earl Nightingale diceva: "We become what we think about." Diventiamo quello che pensiamo. Meditate su questo, sui vari contesti, praticamente tutti i contesti sociali su cui questa pillola può essere valida. Diventiamo quello che pensiamo. A quasi 20 minuti di video vi saluto. Per oggi è tutto, da My Own Workout concludo qua. Se avete domande su questi argomenti e altri, scrivetemi nei commenti qua sotto, trovate in descrizione tutti i link a cui contattarmi. Utilizziamo la testa, quindi allenamenti intelligenti, cambio di paradigma, alleniamo anche la testa, questo allenamento andrà a riflettersi poi anche sul corpo, e come sempre a bombazza.